Il fatto è che dopo questo ce n'è solo uno. E poi finisce. Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo e penultimo appuntamento con Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke. Ormai è una tradizione per me fare un Randomizer Nuzlocke di tutte quante le generazioni Pokémon. Anche se sono partito con la terza di quelle canon e ne ho fatta una della seconda, ma era una hack. E anche della prima era una hack, comunque, non importa. Chissà cosa ci riserverà il prossimo anno, la sesta generazione, ovviamente. La squadra, beh, non è male. Allora, dico la verità. Ag, allenarlo è impossibile. L'ho voluto fare perché ormai è un membro a tutti i costi, ma è pesante, davvero pesante. Allenatore, un momento, sul percorso 7 c'è una strana tempesta. Che cacchio me ne frega a me? Scusa, fammi andare, no? Percorso 10. Ah, ma qua ci sono i funghi. Fungo? Allora, percorso nuovo. Vediamo chi incontriamo. Wow, però, Rotom non sarebbe male. Per le forme che potrebbe avere. In effetti c'è qua vicino il posto dove cambia forma. I 250 sono un po' troppo forti, mi sa. E allora, vedi, è una Ultra Ball, vorrei dire. Veleno erba. Boh. Oh, attenzione, Comor. No, dai. L'ultima medaglia non l'hanno già sfidato, quindi ci tocca ora. Voglio accettarmi che tu sia abbastanza forte. Sì, sono veramente eccezionale, lo so, grazie, lo so. Ecco, dai, oh, bravissimo. Anche bello, c'è la fa la lotta qua. Ah, ok, bello, ci dà un oggetto, invece. Vabbè, è buono, oddio, insomma, non è buono, non ha Nuzlocke per niente. Oh, e or dunque, siamo arrivati nella porta che deve giudicare se abbiamo le medaglie. Hello? La chiave che aprirà questo portale è la medaglia Trace! Ma devo parlare ogni volta con te? Cioè, con quello prossimo che sta lì. Quanto pa... Ah, ok. Mi ferma e poi si apre. E ora la medaglia Scarabeo! Ah! Oh! Cos'è quel cumulo fumante di roba? Mamma mia. Davvero un cumulo fumante di roba? La medaglia Volt! Non ha la medaglia Sisma. Aspetta, ti apro io. Zitto tu, fammi passare. Qua c'è il mio amichetto che non ha la medaglia, quindi non può passare, ma lo faccio passare io. Ed è aperto ora, puoi venire. No? Beh, peggio per te, io t'ho aperto, Poi non diciamo che Underlink non è generoso. Cos'è qui il balzo della fede? È la chiave che aprirà questa porta, la medaglia Stalattite! Il ghiacciolo sciolto, praticamente. Eh sì, vabbè, fammi arrivare al centro almeno. Ah, l'ultima medaglia, la medaglia Legend. Indovina? È una parola che non conosci, ti do un aiutino, finisce con. Daria, la medaglia leggendaria. Oh, yes. Oh, e ora c'è Via Vittoria, devo volare a curarmi assolutamente. Via Vittoria ovviamente non ve la mostrerò nella sua interezza. A meno che ne so, non metto una musichetta bella, vi faccio vedere, vi salto le lotte e vi faccio vedere solo il percorso. Ora, secondo la legge dei grandi numeri, io avendo trovato l'80% di allenatori con Pokémon evoluti o comunque forti anche allo stadio base, dovrei trovarne alcuni qui alla Lega dei Super 4 che hanno Pokémon, non dico deboli, ma comunque roba tipo Caterpie, roba tipo Pikachu, no? Ehi capo! La Lega Pokémon è il luogo dove si misurano la bravura e l'ambizione. La regola è una sola: sconfiggere prima i Super 4 e poi il campione.
Puoi sfidare Super 4 nell'ordine che preferisci e, se li sconfiggi tutti, affronterai il campione. Fa attenzione però, una volta lanciata la sfida avrai solo due vie d'uscita. La vittoria o la sconfitta. Vuoi entrare? Sì, allora vai. Qui si decreta se ce la faccio o se non ce la faccio. Come va va? Direi di partire da qui allora. Tanto non mi ricordo chi porta cosa. Ah, lei però mi ricordo. Caitlin era... Catalina. Era Catalina? Non mi ricordo in italiano. Però è quella che dorme. Quindi piedini praticamente, diciamo. Lei c'ha anche il maggiordomo. Sì. Salve. Chi va là? Chi osa disturbare il mio riposo? Ah, sei tu allenatore? Era forte ma gentile. Sembri proprio un osso duro. Mi raccomando però una cosa sola. Non farmi sbadigliare dalla noia, va bene? Non ti vuoi bomba la musica? Bella musica di quinta gen. Accidenti, è bella. Però le trombe di Ohen, terza gen, non si dimenticano. Allora, ha un fungus, quindi hai funghi. Hai fatto la doccia negli spogliatoi senza le ciabatte, eh? Succede. Va bene. Sì, sta per cominciare qualcosa di meraviglioso. Ed è la mia vittoria! La mia ascesa dell'Olimpo! Della Lega Pokémon! Allora, le lotte qui non so magari se farvele vedere per intero come la palestra. A Virizion. Allora. Qui si gode. Virizion è 4 volte che lo incontro. Anche Selvatico l'ho incontrato una volta. Ma non l'ho fatto vedere. Sono speciale. Ma il problema è che mi fai i chip damage. Non... Dai, sconfiggilo, Shinster! Ok, e uno è andato. No, uno, il secondo. Weeping Bell. Sì, dai, però no, cosa veloce. Per fortuna in sesta gen hanno tolto il tintinnio della vita ogni 2 secondi. Tudum. Allora, Weeping Bell e Fungus, sì, sono Pokémon effettivamente una via di mezzo, non troppo forti, non troppo deboli. Fungus è debolino. Weeping Bell già inizia a essere un NFE. Allora, anche in queste situazioni non bisogna perdere la calma. Ma chi la perde? Lady Catalina o qualunque sia il tuo nome. Purtroppo sei Florentino qui. Qualunque sia il tuo nome, tesoro, abbiamo vinto. Non è ancora finito di sfidare tutti i Super 4, vero? Non ti preoccupare per me, vai pure ad affrontarli. Torna a dormire tu. Fai la bravina, fai la nanna, fai la ninna, fai la nonna. Curiamoci. Andiamo qui, questo è il lottatore? No, è la strega. Cioè, strega, signorina Got. I suoi spiriti mi avvolgono e mi fanno salire su per le scale. A chioccia, ovviamente. Non lasciatemi troppo in alto che soffro di vertigini. Non è vero, però. Ciao. Nei suoi occhi bruciava una fiamma nera. Per amore della giustizia aveva rinunciato a tutto tranne al rispetto per se stesso. È un passo del romanzo che ho scritto. Ah, l'ho letto una volta. Non è vero. Lo sfidante di poco fa... È lui. Lo sfidante di poco fa l'ha fatto tornare in mente. Chissà perché mi ha colto la tristezza. Scusami, sei qui per sfidarmi, vero? Sono Antemia, regina dei Pokémon tipo spettro. Preparati alla lotta! E ricomincia la lotta. La musica! Vai! Pompa nelle casse questa musica. Cristiano, ma... Ma, non lo so. Ah, lui faceva male di vasto masso. Hai fatto Gelamondo, va. Oh no, la velocità. Mi hai ghiacciato. L'inizio di una lotta è importante quanto l'incipit di un libro. Beh, beccati questo allora. Sì, ha Geoforza. Pure prima c'aveva Geoforza un altro. E gli ho fatto male con Devasto Masso. Quindi, Cloud, fai del tuo meglio. Boom, shakalaka. Effettivamente Ultimo Canto non è malvagia come tecnica da usare.
È decente, è decente. Ah, cacchio, potevo mandare Bylong. Che terra, sono proprio scemo. Con la mia mania di allenare tutti quanti i Pokémon. Monkey! Eh beh, la legge dei grandi numeri funziona effettivamente. Mi piace. Mi piace molto. La pioggia potenzia le mosse del tipo acqua. E Bylong a cascata. E Glaceon è tipo terra. E ora... il devasto totale. Va, Scippo, vabbè, cascata, va. Scippo non l'ho mai capita. Giuro che furto e Scippo non li ho mai capite come usare. Ma c'è Pokémon Central e Bulbapedia, non ho mai capito come usarle lo stesso. A me Sprit lei. L'essere delle emozioni. Lei lui. Sta per iniziare l'ultimo capitolo. Il tuo. Vediamo un po' Dragartigli che gli fa. Non mi ricordo. L'ho già affrontato Mesprit, ma non ricordo che tipo era. Ora lei fa ricarica Totti. Ricarica Totti. Ovvio. Dai che basta cascata, anche se non c'è la pioggia. Finora sta andando tutto bene. Avresti tante cose da dire, ma puoi dirne una sola. Sei incredibile, grazie, ma grazie. Lo so da me. Mi spiace davvero di avervi fatti soffrire così fino all'ultimo. No, non prendertela. È nella natura stessa delle lotte. Noi Super 4 lo sappiamo bene e abbiamo imparato ad accettarlo. Bene, proseguiamo per di qua. E lottatore, yeah! Mi ricordo questa ascesa verso la sua postazione di lotta. E quanto lunga. Non più veloce, Gianni. Dai, su Gianni bello. Tanta pazienza, quanto ci vuole. Buongiorno. Eccolo qua. Sfidante, il mio nome è Marzio. Sotto la guida di Nardo, il mio maestro, perseguo la via della lotta. So che anche tu hai ricevuto la sua approvazione. Voglio proprio vedere di cosa sei capace. Non dovresti allenarti con Bruno di canto? No, perché è un altro Marcellus qua. Fin troppi Marcellus. Vai. Torchic, la legge dei grandi numeri è dalla mia parte allora. Oh, e Torchic se ne fa. A quel paese facciamo tanti cari saluti, però c'è ancora la tempesta in attivo. Vediamo chi altro c'ha. Cherubi. Ah, oh, ma questo... era da buona così. E vai, secondo anche se ne va a nanna. Ninna nanna ninna o. Ha uno Starevia, che è tipo elettro. Questo lo so perché ce l'ho avuto anch'io Starevia all'inizio. Non ne avevo idea. Reuniculus, cambio e metto Bylong. Bylong si prende la divinazione, però deve anche sconfiggere Reuniculus. Reuniculus è la forma finale, vero? Yes, eccolo lì. Guarda che bello. Cascata e vediamo che combina. Incrocio le dita, anche quelle dei piedi. Madonna, sei forte! Allora, facciamo a capire. Oddio santissimo. Ah, niente. Ciao, È stato bello lottare con te, Marcellus Wallace. Ah, sì, vabbè, hai tanto da dire, io ho pochissimo tempo. Non perché, però il video è troppo lungo viene dopo. Dopo si annoia la gente. Già non ascoltano 5 minuti di video, figurati questo. Manca l'ultimo, curiamoci e andiamo. Pronti? Let's go. Mica mi ricordo chi era l'ultimo. Ah, lui! Ecco a che gioco apparteneva allora, era questo. Sì, quel di sesta mi ricordavo. A parte che era ovvio, andando per esclusione. Me li ricordavo tutti. Com'è che si chiamava Milo? O una cosa del genere? Ah, sono arrivato, grazie. Oi! T'a posto? Ma che succede oggi? Come mai tutti questi sfidanti uno dietro l'altro? Ah, Mirton, non Milo, vabbè. Vabbè, io, Mirton di Super 4, accetto la tua sfida. Cazzatissimo lui. Antoinette! Antoinette! Bonjour Antoinette, comment ça va? Moi ça va bien, merci, et toi? Un Magikarp!
ci ho pensato solo ora. Stavo pensando a fare al francese e al fatto che non ricordo minimamente come si parla, ma mi ricordo come si legge, stranamente. E pensare che andavo male a scuola in francese. Avevo 6, se non sbaglio. A parte che la prof non insegnava francese, ma insegnava altro. Allora, fare ricarica totale e fare invertivolt, voglio dire, su ricarica totale non è la cosa migliore da fare. Però ha il suo perché. Eccolo perché. Quindi io ora non so chi manda. Porygon Z è fuoco volante, mi pare. Porygon Z. Beh, ce l'ho anch'io Porygon Z, ovvio, che lo so che tipo è. Allora, Azumarill. Azumarill qua sarebbe normale. Acqua, qua che roba è? Dragartini, non lo so, totalmente a caso. Oh, cambio marcia, buono. Però sono tipo acqua. Sono tranquillo perché sono tipo acqua. Dato che è locato su oltraggio, un bel draghetto e via. Vai da parte a parte e tanghete e tanti cari saluti. Wow, sta andando molto bene la Lega Pokémon. Vuol dire che N mi sfascerà di botte allora. Questo è poco ma si guardali tutti quanti Pokémon deboli. In teoria. Cioè, sta andando troppo bene. N mi sfascia la prossima lotta. La prossima lotta mi sfascia, che non ci sarà oggi, ci sarà ovviamente sabato. Sarà l'ultimo episodio di questa fantastica serie. Allora, faccio i miei complimenti a tutta la squadra. Li ho allenati bene. Le ore spese, ore, minuti, qua si può accelerare qua col gioco. I minuti spesi sono valsi la pena. Complimenti. Hai battuto i Super 4 della Lega Pokémon, ma non è ancora finita. C'è un'altra persona alla quale devi mostrare la tua forza. Il campione Nardo, il più forte di tutti. O forse quel tale di nome N. Non so a chi dei due ti ritroverai a sfidare. Esamina la statua del piazzale centrale e prosegui verso l'ultima stanza. È andata molto meglio di quanto mi aspettassi. Bene, allora, ricarico i Pokémon. Bene. Amici, questo è il penultimo video. Nel prossimo finirà la serie. Lotta contro N, vediamo come va. Secondo me mi sfascia. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. In descrizione il link per Instagram e Telegram e regole della Nuzlocke. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi per il grand finale. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.